Tra qualche settimana inizierà il campionato, probabilmente ci sarà uno slittamento ai nastri di partenza della Serie D. Si presenta un San Nicolò con quali obiettivi? Ma con l'obiettivo, come l'anno scorso, di fare bene, di cercare di avere un'identità ben precisa, anche se abbiamo cambiato molto e quindi il lavoro è ancora maggiore, però è una squadra che saprà fare le sue cose, di giocare, di essere propositivo e di cercare di fare un grande campionato come l'anno scorso, che possono essere i play-off, come possono essere in campo, poi dirà che cosa farà il San Nicolò. Lo scorso anno siete arrivati ai play-off con grande merito, battendo poi delle corazzate come erano almeno la vigilia a Campobasso e San Benedettese. Quest'anno bisognerebbe cercare di fare anche qualcosa in più. Ma se mi dici qualcosa in più ti vince il campionato, ma non assolutamente. Noi dobbiamo fare bene, innanzitutto dobbiamo cancellare quello che abbiamo fatto l'anno scorso dalla mente, perché è stata un'annata indimenticabile. E quindi dobbiamo ripartire con l'umiltà giusta, dobbiamo essere umili, bisogna avere la cattiveria agonistica e bisogna fare il massimo, perché poi il massimo è sempre quel rettangolo verde che comanda. E io ai proclami non ci ho mai creduto, credo molto nel mio lavoro, credo nel lavoro in campo e poi speriamo di avere anche un po' di fortuna e fare un grande campionato. Si riparte in un girone difficile, Massimo, secondo te quali sono le formazioni da battere? Quali saranno, anche se non ancora si sa tutto sulla nuova stagione? Ma sul girone non sappiamo ancora niente, questo è anche un po', sta creando un po' di caos un po' a tutte le squadre, quindi se il girone è quello dell'anno scorso credo che il Campobasso ha fatto una corazzata e poi ci sono le solite squadre, San Mettese, Chieti e lo stesso Fano, quindi sono tutte squadre del tutto rispetto che faranno sicuramente un grande campionato. E poi ci saranno diversi derby come è stato anche l'anno scorso. Ma ci saranno diversi derby come l'anno scorso, speriamo che ce ne sia uno di meno, questo è un augurio che faccio al Teramo e quindi credo che sarà un bel campionato come tutti gli anni.